Buonasera e bentornati a Gente di Calabria, la letteratura calabrese raccontata in TV. Questa sera comunque affronteremo un argomento particolare in questo contenitore che nel corso delle ultime puntate è cambiato notevolmente. In effetti abbiamo come ospite, ve lo presento subito, un amico, è Matteo Scarfò, che Ciao, ringrazio di vero cuore. Ti ringrazio Matteo perché diciamo che sei sceso da Roma e quindi mi fa veramente piacere averti come ospite e avere la possibilità di parlare di cinema, di arte e di tant'altro, perché Matteo non è soltanto un giovane regista e sceneggiatore, ma è anche un autore di libri. È stata anche per me una piacevole sorpresa, soprattutto quando ho letto la biografia nel corso di questa settimana. Ho anticipato subito, partendo tutto d'un colpo, quella che sarà la puntata alquanto particolare della serata. Stavo dicendo, Matteo Scarfò è un giovane regista e sceneggiatore calabrese. Una particolarità, un aspetto un po' particolare, perché il suo modo di fare cinema è diverso dagli altri, almeno per quanto mi riguarda. È un mix tra teatro, cinema, video art, musica e tutto il resto. Quindi vincitore di importantissimi premi in ambito nazionale e anche internazionale. Quindi stasera avremo la possibilità di conoscere un giovane regista calabrese di grande talento. Matteo, io ti Sì, ringrazio grazie e iniziamo subito questa breve conversazione, perché durerà una mezz'oretta, iniziando soprattutto ad evidenziare quella che è la tua prima passione, ovvero il cortometraggio, l'inizio del cortometraggio con fantascienza in pillole, e questo segna per l'appunto l'inizio del tuo percorso cinematografico. Io ti chiedo un ricordo, perché stiamo parlando, se non vado errato, di oltre 10 anni, vero? Fa oltre 10 anni fa. Sì, era il 2006, era un cortometraggio di fantascienza, che tra l'altro è una delle mie grandi passioni, sia quella letteraria che quella cinematografica. E io volevo fare cinema, nel senso che sono cresciuto guardando film e volevo fare regista. Quindi con un mio amico da tanti anni, che si chiama Alessandro Damerini, che è un attore di Genova, ma comunque che ha sempre passato le sue estati qua in Calabria, a Monasterace, abbiamo fatto questo piccolo cortometraggio che era ispirato a un libro di Philip Dick, che poi è lo scrittore di Blade Runner, insomma la persona che poi da cui hanno preso tantissimi successi hollywoodiani. Questo libro di Dick si chiama Un oscuro scrutare, se lo volete cercare, tra l'altro, perché è bellissimo. E ho preso ispirazione da questo libro per fare questo piccolo cortometraggio, dura 12 minuti. Lo abbiamo realizzato con Alessandro, girato qui, diciamo, in questa zona, e parlava di realtà alternative che si potevano creare attraverso sostanze artificiali e tramite un computer con cui poi si potevano ricreare questi mondi virtuali alternativi che le persone poi potevano rivivere veramente. Quindi, diciamo, c'era anche una sorta di anticipazione di una realtà virtuale che oggi è Certo. abbastanza diffusa. Era molto interessante, perché poi questa cosa molto piccolina è piaciuta, ha vinto un premio qui alle Pizzeffiri Festival a Sant'Ilario, e quindi Sì. questa cosa Ha dato il mi ha aiutato poi a, Certo, no, ti ha mi ha motivato motivato ad molto di più di andare avanti. quello, sì, di prima, diciamo. Nel 2006 la tua esperienza con la PACO cinematografica. Nel 2008 tu, ecco, la particolarità non è soltanto un regista, ecco, la sua attività come autore, pubblica un libro di racconti dal titolo Uomo mangia uomo. E sempre nel 2008 il tuo secondo cortometraggio, Omega, ispirato ad uno dei racconti dal titolo Il paradosso. Io dico, cinema e scrittura insieme, sono queste le tue uniche passioni oppure c'è altro? No, io sono molto curioso, mi piace approfondire e guardare tantissimi temi differenti. Sicuramente il cinema è
la mia passione principale, quella con cui sono cresciuto fin da bambino, anche grazie a mio padre, che mi ha fatto vedere già da molto piccolo. Lo salutiamo perché ci sta seguendo in diretta, esatto, sì. Insieme all'amico Pino Gagliano. Insomma, con le prime visioni di cinema sia americano che europeo, russo, quindi insomma era tutto un mix di generi, di cineasti, e la letteratura poi chiaramente sono spesso collegate, però c'è anche la musica, per esempio. Io ascolto moltissima musica che mi aiuta poi a pensare, quindi a farmi venire delle idee. E poi ho un'altra grande questione, che è quella che è la storia, studiare la storia. Infatti molto spesso poi ho messo dei riferimenti storici nelle cose che ho fatto. Il libro Uomo mangia uomo è una raccolta di racconti, 11 racconti molto brevi che spaziano dalla fantascienza al fantastico, surreale, grottesco, insomma molte cose differenti. Ed erano, insomma, sono stati pubblicati insieme a un libro di Lucia Patrizzi, che poi è una mia grande amica, che ha anche montato il mio ultimo film. Lei è una montatrice, scrittrice, certo. E questo libro è andato bene con la Mongolfiera Editrice. E da un racconto che si intitola appunto Il Paradosso, io ho tratto questo cortometraggio che si chiama Omega, certo. E parlava di fisica quantistica, del paradosso del, non so se, insomma, è abbastanza famoso, penso, il gatto di Schrödinger, è un paradosso della fisica quantistica. Mi interessava questo linguaggio un po' strano, metafisico, surreale, però anche lì c'entra un po' la fantascienza. Il racconto fantastico. E questi sono gli anni 2008 e 2009. Esatto, sì. Comunque, sempre nel 2009, qui abbiamo tre grossi progetti. Due esperienze all'estero, sì. Uno a New York, New Jersey, se non vado errato, poi Toronto, e poi una grandissima esperienza tua come regista, il film Anna, Teresa e le Resistenti, dedicato alla immensa figura di Anna Magnani e delle donne nel corso della Resistenza. Allora, io ti chiedo innanzitutto la tua esperienza all'estero. Io vedo che quasi sempre sei all'estero, e poi di soffermarti sulla figura di Anna Magnani e su questa originalità, perché si tratta di un esperimento particolare a livello cinematografico. Sì, per quanto riguarda l'esperienza all'estero, è stata qualcosa che mi ha formato moltissimo. Io lo ricordo, e anche questo è successo un po' di anni fa, però ancora lo ricordo benissimo, perché Nick Mancuso, che è un attore straordinario, tra l'altro nato qui a Mammola, italo-americano, a cui voglio molto bene, e mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, tu vieni in America, poi io ti faccio entrare su un set, poi tu lì sei libero, insomma vedi tu di fare qualcosa da solo. Quindi io poi, andando su questo set di questo film che lui stava girando tra Los Angeles e New York, chiesi di aiutare, poi perché in questo gli americani effettivamente sono molto grandi, e mi dissero: va bene, vieni, se sei bravo rimani, certo. E quindi mi misero a fare il boom operator, che è praticamente la persona che tiene il microfono, e insomma fu un'esperienza, anche perché in quel film c'era John Savage, che è un attore che poi ha fatto poi una parte anche nel mio secondo film, docufilm, che è un attore enorme, che ha fatto film come Il Padrino parte terza, Air, Salvador, La Sottile Linea Rossa, eccetera. E questa esperienza, poi ci siamo spostati in Canada, dove abbiamo, diciamo, io ho assistito a questo film che si chiamava Death Warrior, era un film d'azione, quindi ho visto anche queste cose molto particolari con scene. Un'esperienza veramente importante. Piena, molto bella. Poi insomma io sono cresciuto anche con il cinema americano, non solo quello europeo, certo. Quindi vedere anche certe cose mi appassionava moltissimo. E tornato in Italia c'è stato questo Anna Teresa e le Resistenti, questo film che è stato molto importante. Si chiedo alla regia, ecco puntuale come sempre. C'è un'immagine bellissima. Con una fotografia eccezionale di Leone Orfeo. Alla fotografia di questo film ha partecipato anche Davide Manca, che è un direttore della fotografia calabrese di Vibo. Sì. Che è bravissimo, adesso sta lavorando moltissimo, e questo film era dedicato appunto alle donne nella resistenza partigiana, che spesso sono state dimenticate, e la figura di Anna Magnani. Perché la figura di Anna Magnani? Certo. Perché il personaggio di Roma Città Aperta, che lei fa, la famosa Pina che viene uccisa dai nazisti, è ispirato a una donna calabrese, Teresa Talotta Gullace, e quindi da qui Anna Teresa e le Resistenti. Questo film era molto particolare perché l'originalità era molto originale, perché
perché prendeva parti di teatro, parti di cinema, parti di documentario, quindi ricreare questo ambiente storico del cinema e della resistenza dell'epoca senza usare materiale di repertorio, ma ricostruendo tutto nei teatri, quindi con una scenografia volutamente finta, volutamente teatrale. Certo. Ma con un tipo di recitazione che invece era cinematografico o spaziava dal cinema al documentario. Perfetto. Quindi spesso, per esempio, le battute recitate erano quelle veramente dette dalle persone, da Anna Magnani, da Luchino Visconti, dalle vere persone, e poi loro giocavano con questo recitare e spesso parlare in macchina, poi recitavano con un attore e poi parlavano a noi pubblico. Mi sembra di averlo visto al convento dei minimi qua. Sì, sì, sì. E poi anche questo film è stato molto proiettato, io sono molto affezionato a questo film perché poi di fatto mi ha fatto conoscere tante persone dell'ambiente, tanti professionisti, a tanti attori, e in qualche modo mi ha dato tante conoscenze. Certo, certo. Ascoltami, nel 2013 la tua esperienza come autore teatrale, Mare di Pietra, che viene messo in scena, se non sbaglio, a Roma. A Roma, sì, sì. Storia di personaggi, un tuo cenno, Matteo. Mare di Pietra è un'altra bellissima esperienza che porto dentro di me, perché le persone con cui ho realizzato questo spettacolo, io non ero il regista, la regista si chiama Tiziana Prono, io ho scritto il testo ispirandomi a Corrado Alvaro, Anna Maria Ottese, The Galli Masters, Pier Vittorio Tondelli, cioè tanti scrittori diversi tra di loro che io ho mischiato nelle storie che poi ho inventato. Anche qui c'era un accenno metafisico, si parlava del regno dei vivi e del regno dei morti che comunicavano insieme, nel senso storie di persone che non ci sono più e storie di persone del presente che entravano in comunicazione tra di loro. Dico, questo film, questo spettacolo teatrale lo porto dentro di me perché le persone con cui l'ho fatto erano anche loro la prima esperienza, quindi umanamente e artisticamente siamo cresciuti insieme. Quindi anche questa esperienza teatrale, che poi il teatro è al centro di ogni cosa. Ecco. Sì, bene, il teatro, io mi sono appassionato tantissimo al teatro all'università, quando studiavo alla Sapienza, quando studiavo letteratura inglese, e tra questi c'erano degli autori di teatro inglese come Beckett o Pinter, e lì mi hanno veramente aperto. Sì, dimenticavo di dire che Matteo Scarfò ha una laurea in letteratura inglese. Sì, esatto, è lingua inglese. Ho capito. E quindi insomma da lì anche lo studio di queste persone che magari non sono, come posso dire, quando non le conosci non capisci bene cosa hanno tua parlato. Conoscenza dettagliata quanto approfondita di scrittori sì, diciamo di quelli di lingua inglese particolarmente. Poi di quelli anche più nascosti del teatro contemporaneo mi hanno e soprattutto aperto tante Corrado volte. Alvaro, ecco. Corrado Alvaro, sì, perché secondo me è uno scrittore calabrese fondamentale che purtroppo a cui non è stata ancora forse dedicata abbastanza attenzione, quindi sì. mi fa molto piacere come al solito, comunque, averlo potuto portare un pochino a teatro. La grandezza di Corrado Alvaro comunque è immensa. Allora, nel 2014 il tuo primo video art, giusto? Sì, sì. E poi Bomb Fantasia in Fiamme. In questo caso, naturalmente, tu ricordi la figura del grande poeta Gregory Corso. Esatto. E qui, ecco, io qui c'è un'immagine. La puntuale, la regia, Nick Mancuso e Lucia Cristoforo, che è un'attrice di Catanzaro. Ti chiedo un attimino, ecco, di soffermarti sia sul video arte e poi su questo film, il cui protagonista è interpretato da Nick Mancuso, sulle qualità di Nick Mancuso, sì, e sulla figura di questo poeta. Sì, ebbene, per quanto riguarda la video arte, era una prova che poi ha portato al film L'ultimo sole della notte, che è il mio ultimo film, sì. E questa prova lo abbiamo fatto girando dei pezzi di questa sceneggiatura che poi sono stati sonorizzati da Lorenzo Sutton, che è un mio amico, un musicista, sì, di Roma. Lui lo ha fatto per la tesi di conservatorio, e era bello perché comunque sulle immagini lui creava dei suoni, delle musiche elettroniche che davano il senso di inquietudine che poi volevo nelle immagini, quindi non c'erano dei suoni reali ma lui li ricreava con la musica, quindi c'è stato un po' questo esperimento.
divertimento. E da qui poi è nato il film, anni dopo. Per quanto riguarda invece Gregory Corso, Bomb, questa è, non voglio ripetermi, però è un'esperienza, anche questa, immensa, perché c'è stato Nick Mancuso, che è una persona, è un artista di profondità infinita. E lui è un grande artista anche di pensiero, quindi certo, ha dato tante verità, esattamente come Gregory Corso, che era un poeta della Beat Generation, di poeta maledetto. Origini, beh, in realtà fino a un certo punto. Realtà era più, faccio, che lui è diventato lucido poeta dentro lui dopo l'esperienza del carcere. Dopo il carcere ha cominciato a leggere. Si è sentito libero in carcere. È sempre stato uno spirito poi anarchico, libero, però in carcere ha conosciuto dei grandi letterati, poi uscendo Allen Ginsberg gli ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie. Naturalmente è diventato famosissimo dopo la morte. No, era famoso anche prima, però era meno conosciuto degli altri, forse perché poi non, lui le sue poesie un po' le regalava in giro. Comunque era un personaggio, sì, un po' maledetto, questo è vero, sì. Intanto è stato anche all'Università di Cosenza, tenne una lezione folle, che poi nel film c'è anche. E quindi Corso e Nick Mancuso si sono trovati, hanno realizzato qualcosa di unico insieme, nel senso non si sono mai conosciuti, però è come diciamo se molto nel somiglianti, film molto sì somiglianti. Esatto, quindi nella loro anche essere dei personaggi estremi davano dei riferimenti molto concreti, e quindi un po' di verità e un po' di luce riuscivano veramente a darla, un po' come un connubio, anche se non si sono conosciuti artistico ideale, sì. E poi anche questo film è stato un esperimento, perché è stato girato tra l'altro insieme a Roberto Stranges, che è un ragazzo che lavora agli effetti speciali, non solo animazioni 3D di Logri. Lui ha ricreato questi ambienti che restituivano un po' l'alienazione del poeta, che poi si è vista nell'immagine quando loro hanno questo sfondo, sì, questo fiume, questa è una città, e loro navigano come on the road, come la strada che viaggia sempre, no? Questo fiume che li porta in giro come due senza sosta. Come diceva Jack Kerouac, l'importante è andare, non sappiamo dove, ma l'importante è andare. Bellissima questa. Io vedendo l'immagine ho cercato un attimino di esprimere la mia sensazione, senza sosta. Nel 2015 stiamo facendo anno dopo anno, ecco, proprio per farvi capire effettivamente quanto nella vita, nonostante il talento, bisogna lavorare, ecco, l'impegno. Non basta il talento, bisogna anche lavorare. Benissimo, nel 2015 qua siamo di fronte a un film di genere, Stalking Eva. Sì. C'è questa collaborazione con il regista Giampaolo Abbiezzi. Oggi mi ha corretto, io dicevo Abbietti, non riuscivo a trovarlo. Abbiezzi. Già, confesso di non conoscerlo, un carissimo amico. Sì, sì. Allora, la figura di questo in pratica stalking, questa realtà un po' particolare, un argomento molto, molto delicato, e io ti chiedo un attimino di soffermarti sul film, e soprattutto poi un tuo pensiero su questa realtà che purtroppo non riusciamo a scrollarci da certo, addosso. No, Giampaolo voleva ridare questo senso di oppressione delle donne con un linguaggio dell'horror, quindi lui voleva rileggere questo horror reale con un horror cinematografico. Okay. Quindi lui immaginava, l'abbiamo immaginato insieme questo soggetto, poi lui ha fatto la regia, di questa ragazza perseguitata da una setta, e poi insomma si affrontavano nel possibile tematiche dello stalking. La cosa sì, che tu hai detto giustamente, è una cosa di cui non riusciamo a liberarci, e io credo che qualcosa stia cambiando, ma bisogna ancora fare tantissima strada sui diritti delle donne, sui diritti femminili, perché ancora sì, qualcosa è cambiato, sta cambiando, però non è abbastanza. E infatti, anche se rimaniamo nel nostro campo del cinema, recentemente tra l'altro c'è stato questo scandalo, insomma, che ha portato delle cose delle nascoste, donne, no? A confessare alcune cose. Sì, dei fatti nascosti che prima non si sapevano. E io poi ho pensato una cosa per quanto riguarda
riguarda il cinema comunque commerciale, per esempio se si pensa a Hollywood, spesso, cioè negli ultimi tempi, loro hanno tentato di fare dei film, cioè hanno, di rifare dei film classici, certo, con dei protagonisti, come si dice, spostando i personaggi maschili e rifacendoli femminili. Per esempio adesso uscirà un film ispirato a Ocean's Eleven, quello con George Clooney, però con un cast femminile, eccetera. Secondo me questo modo non dà veramente un posto alle donne nel cinema, perché bisogna pensare a più personaggi femminili originali, cioè più storie, certo, con personaggi femminili, certo, non rifare vecchi film sostituendo, perché sennò sembra che uno dica: bene, gli uomini lo hanno fatto meglio, lo hanno fatto prima, come, e adesso vediamo. Se tu vai a creare un termine di confronto, ecco, tra come è stato fatto con i personaggi maschili e come viene fatto con i personaggi femminili, penso che sia una stupidaggine questa. No, io penso che, secondo me, io da profano penso che sia, è giusto quello che dici tu, un po' di originalità in più. Secondo me bisognerebbe proprio pensare a storie con personaggi con personaggi principali femminili, certo, che non siano i soliti stereotipi naturalmente, non rifare, per esempio pensare adesso abbiamo James Bond e lo cambiamo in un personaggio femminile. Questo in realtà non dà nessuna, non è un passo in avanti, nessuna valenza al ruolo della donna. Sì, perché comunque stai rifacendo un personaggio maschile pensando che tanto allora così va bene per sistemare le cose, no? Per rimettere a posto le cose. In realtà bisogna fare in modo che ci siano più film, cioè più storie con donne protagoniste, o comunque con i ruoli importanti, certo, semplicemente perché, certo, comunque ci sono tantissime storie da raccontare e non necessariamente dobbiamo rifare sempre vecchi film in continuazione. Matteo, vacanze romane, come diventare italiani in 5 lezioni. Di che cosa si tratta? Questa era una cosa molto divertente, perché tu hai detto Vacanze Romane, che ricorda il film, no? Di William Wyler. Era una serie, una piccola webserie di pochissimi minuti, di 5 puntate di 3 minuti ciascuna, fatta per una scuola di lingue di Roma, cioè, o meglio, non una scuola di lingue, scusami, una scuola di italiano per stranieri. Mi hanno commissionato questa piccola webserie a scopo pubblicitario, io però non volevo fare una pubblicità, quindi ho tentato di raccontare una storia dove, certo, però poi nel centro fosse questa scuola e questo studio. Quindi Vacanze Romane era pensato come, appunto, gli studenti che vengono a Roma a imparare l'italiano, comunque in Italia, certo, e raccontare una storia di questi due studenti che hanno difficoltà, cioè una un po' più svelta, un ragazzo un po' più lento, diciamo, certo, questa cosa che creava un po' di comicità. Diciamo, una piccola cosa che potete trovare anche su YouTube, lì è disponibile, però è molto divertente. Arriviamo al clou della puntata, il tuo, sì, ultimo lavoro, forse il lavoro più importante, sì, L'ultimo sole della notte, anno 2016, io ti chiedo la location, i protagonisti, la trama, hai a tua disposizione 5 minuti per far capire di che cosa si tratta. Nel frattempo, questa è una foto delle riprese del film. Ti posso dire che è un film di fantascienza sociale, nel senso, certo, che era ispirato, ecco, quello è Emanuele Spagnolo, il direttore della fotografia, ispirato a un libro di James Ballard, che è un, sì, autore di fantascienza sociale, quindi anche di molto critico verso la società. Bella. Tra l'altro, questo qui in Calabria, questa strada adesso invece è riaperta. Aperta, sì, no? Quindi non so, è un po' difficile riconoscerla, ma è qua vicino. E io volevo ricreare questi ambienti alienanti con di solitudine estrema, come dopo una guerra nucleare, sì, un post-atomico. E c'è questa zona dove questi personaggi vivono, questa zona è chiusa, loro in realtà potrebbero uscire, ma in realtà non se la sentono di uscire, anche perché non c'è nessuno a controllarli, però sono confinati all'interno di questa zona che non sappiamo cosa c'è all'esterno, sì, mentre fuori ci sarà una guerra, non lo sappiamo, sono tutti vivi, tutti morti, non lo sappiamo, quindi rimangono in sospeso in questa bolla che poi questa zona 13, sì, che poi, ecco, questo è un robot, tra l'altro, questo è un personaggio di quell'attrice che ha uno sguardo un po' particolare, che, lei c'ha gli occhi bianchi, ma in realtà non ce li ha così, si chiama Annalisa Insardà, è un'attrice anche lei calabrese, e questo l'abbiamo girato a Gioia a Palazzo Amaduri, tra l'altro bellissimo, devo ringraziare Vincenzo Logozzo per questo,
Questa scena è bellissima perché c'è un test che un robot fa un umano, come all'inizio di Blade Runner, però al contrario, certo. Lì era un umano che faceva il test al robot, per valutare se lui è quello giusto da mandare nella zona da salvare. Okay. Quindi in questa zona poi è un po' Stalker di Tarkovsky, questa zona loro cominciano a cambiare e anche insomma il luogo comincia a farsi sempre più scuro e anche loro cambiano. Come dici tu, un po' desolante tra virgolette. È desolante, ma sì, alienante, no? Alienante. Che desolante. Poi queste lande desolate sono sempre state una mia visione in mente, che le ho trovate qui, ma non volevo, a me interessava il cinema, non volevo fare una critica. No, questa non è una critica. Una critica Calabria. Sociale, diciamo, alla Calabria. Mi piaceva proprio come sfondo cinematografico, quindi come set cinematografico alla Calabria, mi piaceva tantissimo, tanto io ho girato quasi tutto poi alla fine in Calabria, e mi piaceva moltissimo questa solitudine, questi grandissimi spazi aperti. E il messaggio aperti. Che tu con questo film intendi lanciare? In realtà, se vuoi lanciare un messaggio oppure c'è una io cosa... penso che i film non debbano necessariamente lanciare dei messaggi, però tramite quello che l'artista, cioè comunque l'autore racconta, chi lo vede può arrivare a se stesso delle conclusioni e a parlare di quello che ha visto nel film. Okay. Quindi se qui comunque si parla di personaggi di quest'epoca, alienati, persi, insomma c'è anche un personaggio che è interpretato da Alessandro D'Amerigo, che era il personaggio il protagonista di Fantascienza in pillole, e c'è questo personaggio appunto che è uno squalo della finanza, quindi si potrebbe, volendo, fare anche un collegamento con tutte le crisi e le speculazioni, sì, certo, che stiamo vivendo, e questo capitalismo sempre più selvaggio, no? Che okay. ci fagocita. Quindi se uno vuole trovare questo spunto per riflettere su qualcosa, sono contento, educare, però io non devo, no, quello assolutamente credo sia totalmente sbagliato. Ascoltami Martino, noi siamo arrivati quasi a conclusione di questa puntata, abbiamo toccato tutti i passaggi della tua importantissima, sino a questo momento, carriera cinematografica. Per chiudere, hai qualche sogno nel cassetto? Sì, di fare... sicuramente di fare un altro film di fantascienza. Io sono sempre stato appassionato alle tematiche dell'android, del robot, come Asimov, non so se questo scrittore che ha scritto queste regole per i robot, si chiamano le tre leggi, e mi piacerebbe proprio fare un film su questo tipo di argomento, okay, come poi la nostra specie si possa in qualche modo evolvere in questo senso, e il viaggio che adesso ha sperimentato Elon Musk, non so se hai seguito questo, sì, SpaceX che è stato mandato nello spazio, che poi lo stesso razzo mandato nello spazio ha fatto ritorno, quindi da solo, è una novità assoluta che ci potrebbe portare a esplorare veramente il cosmo, e si spera di vedere anche un uomo su Marte entro i prossimi anni, okay, no? Quindi questa visione più larga che va oltre i nostri confini mi ha sempre affascinato. Grazie Matteo. Grazie a te. No, io ho avuto un senso questa bellissima coreografia questa sera, perché siamo entrati in un mondo di fantascienza, ed io sono stato molto attento. Che poi la fantascienza parla anche molto del reale. Del reale. Perché... sono stato molto attento ad ascoltare, perché c'è sempre, quando non si conoscono le cose, bisogna sapere ascoltare con grande, sì, con grande umiltà. Questo è il messaggio che questa trasmissione, Gente di Calabria, vuole mandare a chi ci segue. Io spero che tu sia stato veramente bene. Ma insieme a noi ti ringrazio, è stato benissimo. Poi mi piace sempre parlare anche di argomenti che vanno oltre il film stesso, quindi di allargare un po' la visione. È molto naturalmente bello. Matteo, ci saranno sicuramente altre occasioni quando tu tornerai in Calabria, certo, spero, per parlare di altri tuoi lavori. Io ti ringrazio grazie, di vero cuore, e ti grazie, auguro un buon rientro a Roma. Naturalmente Gente di Calabria per questa sera si conclude. L'appuntamento, come al solito, è per sabato prossimo. Avremo una puntata anche lì particolare. Torneremo un pochettino alla Calabria della poesia dialettale. Avremo come ospite l'amica Rossella Garreffa, cantante, conduttrice e interprete. E soprattutto, oltre a fare insieme a lei il suo percorso letterario e artistico, ci soffermeremo su tre grandi letterati della Locride che non ci sono più, ovvero
a Ernesto Panetta, il ricordo di Ernesto Panetta di Locri, il ricordo dell'avvocato Francesco Guidace e di Giovanni Pelle. Quindi faremo un viaggio nella poesia dialettale e nella poesia italiana ricordando questi grandi personaggi. Grazie ancora una volta a grazie Matteo Scarpò, grazie di vero cuore a tutti voi cari telespettatori che ogni sabato sera con grande affetto ci seguite. L'appuntamento è per sabato prossimo, vi auguro di trascorrere un buon fine settimana e come sempre ad Maiora.